Si sta parlando di genetica, si sta parlando delle diverse fasi da cui è passata sicuramente la bietola, ma anche altre colture. Noi stiamo parlando di bietola questa sera, però lei ha sottolineato le diverse fasi, le diverse armi a disposizione per il miglioramento del genoma. Sì, proprio recentemente abbiamo una quarta opportunità, un quarto gruppo di tecnologie che si chiamano gene editing, editing genomico. In Italia usiamo anche la definizione TEA, tecnologia di evoluzione assistita, che consentono una modifica mirata al singolo gene, addirittura alla singola base azotata, quindi una all'interno di un miliardo per esempio, per ottenere delle caratteristiche nuove, sia dal lato della produzione, sia dal lato della qualità, della salubrità dei prodotti agrari e quindi anche della bietola. Che differenza c'è con l'OGM? È una differenza fondamentale. In questo caso con l'editing genomico, con la TEA, andiamo a modificare un gene che già è presente all'interno della specie, della singola cellula, e ne andiamo a modificare appunto una lettera. I geni sono fatti di 1000, 2000, 5000 lettere, che sono le basi azotate, e ne andiamo a cambiare una o due per cambiare a noi favorevolmente la funzione di quel gene. Quindi non c'è un trasferimento di un gene da una specie all'altra, come invece che è la caratteristica tipica degli OGM. Questo fa sì che molti pensieri anche nell'ambito del primo settore concordino sulla TEA. Sì, esattamente sì. Abbiamo ormai la conferma che anche le principali organizzazioni dei produttori agricoli e tutta larga parte anche delle altre professioni sono favorevoli all'introduzione di questo tipo di tecnologia, perché appunto è completamente diversa dagli OGM che abbiamo deciso di lasciare fuori dall'agricoltura europea. Ce ne siamo fatti una ragione, ma adesso abbiamo nuove tecnologie disponibili. Ecco, con questa quarta arma a disposizione si sono già state sperimentate, no? Diverse colture, si è parlato di frumento a basso glutine, si è parlato di riso, di mais, addirittura di pomodoro del Giappone con un Italian sounding abbastanza marcato. Sì, è vero. Beh, questa è una testimonianza delle potenzialità di questa tecnologia. Può essere applicata sia ad aspetti produttivi, di resistenza agli stress abiotici e quindi il cambiamento climatico, ma anche ad aspetti nutrizionali. In questo caso più che altro è una curiosità, ma esistono delle varietà di pomodoro coltivate in Giappone già consumate dalle persone, che sono state modificate con questa tecnologia, e sono pomodori che hanno un contenuto di questa sostanza che riduce leggermente gli aspetti ipertensivi, l'ipertensione. Colgo l'occasione anche per informare che abbiamo proprio da quest'anno aperto un corso di laurea magistrale all'Università di Bologna mirato a queste tematiche, in cui vogliamo formare i professionisti in grado di comprendere, operare e poi applicare queste nuove tecnologie. E il corso di laurea abbiamo appena cominciato circa un mese fa, e si accede dopo la laurea triennale di agraria oppure di biologia e di biotecnologie, e ha sede a Imola presso l'Università di Bologna.